Se da una parte abbiamo la casa d'asta con i prezzi, dall'altra parte abbiamo il potere del collezionista che fonde in qualche modo l'opinione comune, come si diceva prima, non attraverso l'intelligenza artificiale, ma di fatto tu sei un trendsetter. Se Patrizia compra un giovane artista, tutti si immaginano che sarà, che avrà un futuro, e quindi investiremo anche noi su quello. E nella Fondazione Pistoletto ci sono vari uffici, vari settori che si occupano di energia, che si occupano dell'acqua, certo, che si occupano della moda sostenibile. Gli obiettivi del 2030 delle Nazioni Unite. C'è una grande collaborazione con le istituzioni che si occupano anche del cambiamento del pianeta. Bisogna pensare ad un mondo in cui, rispettando le differenze, si riesca a vivere insieme. È chiaro che il museo oggi deve competere con l'entertainment, quindi fornire una forma, diciamo, purtroppo utilizziamo dei termini americani, ma nulla è più efficace della loro capacità di sintesi, dicendo edutainment, cioè educare con intrattenimento, quindi con gioia, a partire dai bambini, perché chiaramente siamo noi che dobbiamo saper comunicare in maniera tale che il messaggio arrivi. Cioè, questa è una grande responsabilità del museo. Certo. Il museo è un produttore di contenuti culturali. Tirare un pubblico che non sia quello di esperti, ma che sia più largo possibile, per avvicinare le masse, la società civile all'arte, e fare sì che l'arte faccia parte della vita di tutti i giorni e che faccia parte di un'educazione che non è solo estetica, è anche etica. Perché il lavoro più importante per un collezionista, per un certo, presidente di una fondazione, di un museo, è proprio quello di dare la maggior visibilità agli artisti, alle artiste, e non, senza dimenticare il ruolo dei curatori, delle curatrici, dei direttori, delle direttrici, perché senza di loro, e dei galleristi, perché senza di loro il sistema non lo facciamo. Ecco, questo lo stiamo facendo, parlavamo prima insieme, sì, mi piacerebbe anche sempre di più riuscire a lavorare con le accademie, con i giovani, perché proprio lì ci sono gli artisti e le artiste a cui guardare con attenzione, artisti del futuro. Quindi, come dice il ministro sempre, oggi stiamo costruendo il nostro passato.